Abbiamo serrature di tutti i tipi. Se non le vanno bene, possiamo provvedere a ordinarle. Direi che la scelta qui è piuttosto difficile. Mi dia un secondo per pensarci. Non le dispiace se ripasso, vero? Venne cora Gaglierus. Eh? Non è un paese per vecchi. Conosco il greco. No, non è una città per cretini. Ed erra l'armonia in questa valle. Ed è scacco matto. Passero solitario. Lo so. Con questa partita fanno 400, credevo. Sono 500? Sì, ma mi creda, ho da finire un bel lavoro per un'automobile. Anzi, diverse automobili. Carrozziere? No, gomme. Rubate. La prego, mi dia ancora un po' di tempo, le darò tutto. Oh, Ciccio, stai seduto. Mi lasci, la prego, mi lasci. Ciccio, stai seduto dove credi di essere, gomme rubate. Oh, bello! Ma che cazzo mi stai dicendo? Eh? Qui non si tratta di scommesse. Qui si tratta di una bisca clandestina, caro. E qua mi devi dei soldi miei, hai capito? E son 500! Ma io amo gli scacchi. Karpov era mio idolo. E anche gli altri russi. Io sono bravo. Ma tu sei solo lo scemo del villaggio, che cosa bravo! Oh, Ciccio, qui non hai ancora capito com'è la situazione. Se non mi dai i miei 500 euro, io faccio una cosa, ti spezzo le gambine, dopodiché scavo una buca e ti ci seppellisco dentro vivo. Hai capito? E ti piscio sopra mentre ti guardo. Ma io non sono comunista. Non me ne frega un cazzo di che cosa sei, interessa solo una cosa, i miei soldi! Sì, d'accordo, va bene. Grazie signore, grazie signore. Grazie signore, grazie. Mi fai pena, ragazzo. Attenta, frena, frena. Sei uno stronzo. Ma dove vai? Ti sto solo insegnando. Sono stanca di sentirmi dire che non valgo niente. Lo capisci? Ma te vali tanto. Per me e per l'intero universo. Sono sempre stata presa come una stupida. Mi dicono, te non conti niente, sei solo una scemetta. Basta. Non ne posso più. Hai ragione. E poi, cosa sono qui a fare io? A volerti bene. Ascoltami! Tu. Certo, certo amore, hai ragione. Ma io ci sono e ci sarò per sempre. Ti prego, non essere come gli altri. La gente è falsa, ipocrita, bastarda. E incazzata. Che vuoi dire? Che faccio parte della categoria incazzata? Ma no amore. Tu mi piaci così come sei. Eccentrica, insondabile e così bella. Le tue mani morte ad ogni angolo sono la dimostrazione del bene che mi vuoi, vero? Ovviamente ti voglio bene a 360 gradi, scusa. Certo, esattamente come le rotondità del mio sedere. Sei sempre il solito. Però almeno, ti prego, vieni all'appuntamento con Caterina. Mamma mia, che noioso che sei! Sì, ci vengo l'appuntamento. Io sono sto sempre qui ad ascoltarti. Tu invece sempre a rompere i coglioni, a questionare su qualsiasi cosa. Non mi hai mai dimostrato affetto sincero. Caterina, come stai? Dimmi cosa vuoi. Sono impegnata. Certo. Avrei una cosa molto importante a dirti. Davvero importante. Possiamo vederci? Se ricominci con quella storia, ti amo, ti amo, ti amo, mi incazzo. No, no. È per un'altra cosa, davvero. Sono sicuro che ti piacerà.
Ok, Ciccio. Grazie, Caterina. Grazie. Allora? E adesso un momento. Cominciò a capire come si sentiva Nello. Chi era quel coglione? Odiava il ritardo sul palco e li mandava tutti fuori dai coglioni. Palco? Hai fatto teatro? No, ho studiato in convento. Maledetto pallone oleoso. Oleoso? Ci siamo. Che hai fatto la mano? Non rompermi i coglioni e dammi da mangiare. Ho della frutta, ti va? Ragazze, ho bisogno di soldi. Il lavoro va malissimo, ho lasciato gli studi, i rapporti con i miei poi... sono un disastro. Sirene riempiono la città... Ma che cazzo canti? È Christian Mondini, un meraviglioso cantautore. Ma chi cazzo è Mondini? E tu? Si può sapere cosa ti frulla nella tua testolona? Amore! Ti stai drogando per caso? No, davvero, sto solo combinando guai. E se non do più presso i soldi, un tipo... due... quelli mi fanno fuori. Pezzi, capite? Ha da poco inciso il suo secondo album. È sconosciuto... ma lo adoro. Cosa stai dicendo, stupida mangiatrice di mele? Sto parlando con te, scema! Se non controlli la tua bella linguetta, la mangiatrice di mele te la taglia! Hai capito? Hai capito, troietta? Basta, vi prego! Dammi i miei soldi! Dammi i miei cazzo di soldi! Voglio i miei soldi! Propongo una scommessa. Ognuno di noi lascia sul piatto un euro. Li dovrò chiedere in prestito e ognuno di noi dovrà fare una cosa, una storia che ci mette in gioco, una maledetta idea che sfiora la paura, la morte. Fatemi scendere, brutti stronzi! Si dovrà stare sottoterra. Che? Sì, avete capito bene. Sottoterra. Ognuno di noi starà a turno dentro una cassa, a sua volta dentro una buca. E aspetteremo. Mentre gli altri due sono di sopra a controllare. Dove hai preso questo materiale? Rubato, tutto rubato. Ma tu sei tutto matto. E come faremo a parlare? Col telefonino. L'ho visto in un film. Esatto. Insomma, una volta che la persona sarà dentro, la sua unica via di salvezza sarà il telefonino. Quando la persona non ce la farà più, allora il telefonino sarà la sua unica salvezza. E poi sei sicuro che non ci vedrà nessuno? Ho visto una casa laggiù prima. E se arrivano e ci prendono a badilate? Io ho paura, cazzo! Ma secondo te non l'ho vista prima? Ma che brutto coglione di merda! Ma dove diavolo ci hai portato? Qui, ai confini di questo mondo schifoso, pensate che verrà qualche fottutissima anima? No! Non c'è nessuno! Ci siamo solo io, voi, la bara e la merda! E ora, datemi una mano e basta con le stronzate. Se l'idea vi va, me lo dovete dire alla svelta.
perché, come ben sapete o immaginate, non più tempo, mi manca l'aria. E chi scaverà la buca? Siamo o no un gruppo solidale? Come no? Muoviti, dammi questo cazzo di badile. E stai attento alle mie unghie, per cortesia. Hai ragione. Quelle ti serviranno quando dovrai grattare il legno per uscire, bellezza. Ehi, spiritoso pezzo di imbecille! Ma non scai pure tu, stronzone? Ancora il primo turno, poi scendo io. Ora continuate a scavare, va là. Era il primo turno fino a quando? Ora scendi o ti prendo a badilate tra le cosce chiare. Mi sono spiegata, caro bel ciccio. E a me non ci pensate? Questo non è il mio lavoro, cazzo! Un po' il tuo lavoro, un po' il becchino. Forza, mettiamo giù la barra, il buco è pronto. Allora, a chi dicevamo che sarebbe toccato per primo? Credo tocchi a te l'onore di aprire le danze, caro ciccio. Va bene, ma se sentirete il mio odore, non venite poi a dare la colpa a me. Ma tu puzzi sempre, fuori e dentro la bara, quindi tanto vale farci il callo subito. Forza, entra nella tomba. Allora, è molto semplice. Io ho già pronto il mio cellulare, voi preparate il vostro e fate partire il cronometro. Se io avrò qualche problema vi chiamerò e voi mi tirerete fuori. Fin qui mi sembra tutto molto semplice. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Un'idea di merda! Un'idea di merda. Una fottuta idea del cazzo! Tanto oramai siamo qui. Michele, stai calmo, tutto tranquillo. Ok. Tutto passa. Già comincia a mancare l'aria. Ma non hai sentito niente? Ragazzi, basta! Basta! Basta, cazzo! Basta! Non ho sentito un cazzo, me ne frega niente del ciccio. Come faccio a uscire? Come faccio a uscire? Come si faceva? Oddio, non ricordo più niente. Mi si offusca la vista. Eppure.
pure a me, sembra di aver sentito qualcosa. Ah, che stupido. Il cazzo di telefono è finito. Dove cazzo è finito? Dov'è? Telefono! Cazzo, dov'è? Ah, che stupido. È il coglione. Prendi la pala. Non pensavo sarebbe stato così brutto. Ho visto tutta la mia vita passarmi davanti. La paura. La morte. Ma stai zitto! Che se mi viene in mente poi quando sono là sotto? Mi viene un attacco claustrofobico! Ma che cazzo stai dicendo? Sarei stato là sotto il tempo di una pippa! Quanto, scusa? Dai, presto, prendi le pale. Ehi, che fai? Stai fermo! Io prendo le pale! Tu prendi le palle se le hai e scava! Spaccherò la faccia a tutti quegli stronzi là di fuori! Devi crepare qui dentro. Te lo trovi in questo posto di merda. Mi chiedo due scommesse del cazzo. Perché sono così? Perché? Cazzatura. Lo sai che non mi va che tu esca con chiunque. Lo sai. Non dire cazzate! Io ho molti amici e voglio uscire con chi voglio quando voglio. È chiaro? È chiaro un cazzo! Tu sei la mia ragazza.
voglio che tu vada a mettere le braccia al collo al primo che passa! Il primo che passa un tempo eri tu! E adesso mi hai stancato, lo vuoi capire, stronzo? Non ti permetto di parlarmi così! Io sono tuo fidanzato, dovresti portarmi rispetto! Dovresti pulirmi gli scarponi quando torno da lavoro! Io ti uccido! Hai capito? Io ti uccido! Non toccarmi, ho detto bastardo! Non riesco a mettere qualcosa di buono. Ancora con ste cazzo di mondini? Ma basta! Piuttosto, lei non ti sembra che sia detto da un po' troppo? Hai guardato il cronometro? No, ora controllo. Decisamente il migliore. Che troia. Sto un po' preoccupando, mi sembra che sia dentro un po' da decisamente troppo tempo la ragazza lì. Ma metti che la sua compagnia telefonica non prende, si sente male, le manca il respiro, e che dici? Azzardi a muoverti, te lo ficco in pancia, è chiaro? Quella cagna deve stare sotto, hai capito, Ciccio? Ma che dici, sciocchina? Quella lì sotto sta morendo, le manca il respiro, non lo capisci? Ti ho detto di non muovere un dito, è chiaro? Ce l'abbiamo fatta! Già. Non era forse quello che volevamo? Ti correggo, caro Michelone. Era proprio quello che si meritava! Che scherzo state facendo? Avete venito di rompere le palle? Oh! Amici! E tu, caro regista, devi capire, non si possono inventare certe storie su tre sottoterra. Ragazzi, ma che cavolo state facendo? Che cazzo state facendo? È uno scherzo, lo so. Aprite, su! Dai che è finita! Che cazzo, schifo, porca troia! La storia adesso... ce le mettiamo noi.
E siamo noi che ci inventiamo sì, come va a finire. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Per favore. Per favore. Ragazzi, sei ancora lì?